La scuola è un bene primario e rappresenta un investimento per la popolazione, in quanto si scommette sui cittadini del futuro, per cui va curata e preservata anche nei piccoli centri. L'istituzione scolastica deve anche come organizzazione adeguarsi per fornire queste garanzie. Sì, la scuola, o meglio il territorio depositario di un bene comune, sicuramente uno di questi beni comuni è la scuola, o meglio la filiera della conoscenza. Anche territori come questi si tengono insieme in un panorama unitario, nazionale, attraverso la garanzia dei livelli essenziali di prestazione, che sono quelli della conoscenza e dell'istruzione. Garantire la scuola significa garantire la formazione dei futuri cittadini, significa garantire la formazione di coscienze che siano critiche, libere e democratiche. Non è soltanto andare a scuola per insegnare a leggere, scrivere e fare di compito, ma formare coscienze, formare conoscenze, che sono anche un valore aggiunto da un punto di vista non solo di risorsa economica, sociale e culturale. Quindi salvaguardare la scuola significa salvaguardare un pezzo del paese. Potremmo dire che l'unità nazionale passa dal garantire quei livelli essenziali di prestazione anche sui settori dell'istruzione, della conoscenza e della formazione che si realizzano attraverso la scuola. Perdere quel diritto garantito dalla Costituzione attraverso la filiera della conoscenza e quindi anche di una piccola scuola di provincia, anche di una piccola scuola di montagna, significa perdere un pezzo del nostro paese, perdere un pezzo dei nostri cittadini. Allora salvaguardare questa filiera, fare in modo che questo diritto venga garantito in tutti i luoghi del nostro paese, significa garantire che la Costituzione venga rappresentata anche nei luoghi del territorio del nostro paese. In questo terzo incontro organizzato dalla CGIL appunto sulla scuola si è anche evidenziato come recentemente la scuola si tende a spostarla in funzione delle attività produttive, soprattutto per quanto riguarda gli istituti professionali, ovvero non la scuola come essenzialmente formazione di un cittadino, quindi con la capacità di distinguere quelli che sono i diritti, quelli che sono i doveri anche, o comunque il convivere, ma solo il poter insegnare ai ragazzi a diventare degli strumenti di produzione. Ecco, la CGIL dice no a un tipo di scuola di questo tipo. Ma occorre appunto intenderci sui termini. Per la CGIL e per la FLC, che è quella categoria della CGIL che si occupa della filiera della conoscenza, la scuola è quella della Repubblica e della Costituzione. Se è questo, la scuola garantisce la formazione di cittadini che abbiano appunto la capacità di rendere concreti, di rendere esigibili, di rendere vivi i valori della Costituzione su tutto il territorio. Quindi la scuola innanzitutto crea coscienza, la scuola innanzitutto crea cittadinanza. Siamo in qualche maniera preoccupati dagli ultimi interventi normativi dei governi che si sono succeduti, fra cui l'ultima riguarda la filiera, o meglio la riforma della filiera tecnico-professionale. Troppo complesso spiegarla in pochi minuti, possiamo sintetizzare un concetto base. Per esempio, vi sarà la possibilità di costituire campus in cui vi saranno scuole insieme alle aziende, ove le aziende potranno richiedere la curvatura del curriculum, quindi la richiesta fatta dalle aziende alle scuole di curvare l'offerta formativa in base ad esigenze che non sono di cittadinanza, che non sono di coscienza e di istruzione generale, ma che sono funzionali alla produttività. Allora, è importante il lavoro, sono importanti le aziende, per carità, ma è importante che la scuola si mantenga libera, che non diventi una propaggine della formazione, o meglio dell'avviamento alla professione, che soprattutto non inibisca il proprio ruolo, che è quello appunto di creare sapere. Allora, la riforma della filiera tecnico-professionale, nel momento in cui consente alle aziende di entrare dentro i collegi docenti, curvare l'offerta formativa, in qualche maniera cominciare a privatizzare la stessa filiera, mette a rischio lo stesso ruolo della scuola come organismo della Costituzione. Stamattina abbiamo citato Calamandrei e dicevamo appunto, d'accordo con le sue parole, sono passati più di 70 anni ma rimangono assolutamente sempre verdi, la scuola è esattamente come il Parlamento un organismo della Costituzione, perché rinnova ogni giorno il sangue della Costituzione che consente a tutti i suoi organismi di vivere e di rendersi efficaci ed efficienti in tutto il territorio. E per adeguarsi appunto ai vari territori bisogna trovare anche da un punto di vista organizzativo il sistema di mantenere dei presidi scolastici anche in territori
non eccessivamente popolati come può essere l'Alta Valtaro, e al contempo però farlo combaciare con le risorse disponibili. Ma anche lì bisogna intendersi quei termini. Cos'è la conoscenza e cos'è la scuola? È un investimento o è una spesa? Se noi ragioniamo sulla scuola e sulla conoscenza come una spesa, la prendiamo come qualcosa che è difficilmente sopportabile e magari anche difficilmente finanziabile, e magari la sacrifichiamo per altre priorità. Se invece la conoscenza, se invece la scuola sono un investimento per il futuro, per i nostri ragazzi, per i nostri figli, per questo paese, allora è chiaro che le priorità non possono che andare sui settori che promuovono conoscenza, promuovono istruzione e promuovono formazione. Quindi bisogna capire quale sarà la scelta politica di tutti i decisori di tutti i livelli, territoriali e anche nazionali, perché se io intendo la conoscenza e la scuola come un investimento e non una spesa e basta, allora a quel punto non vi sarebbero dubbi sul continuare a finanziare una scuola, forse anche piccola, di montagna, piuttosto che qualsiasi altro aspetto che invece non garantisce questo compito costituzionale e istituzionale che la scuola e i suoi lavoratori ogni giorno rendono allo Stato.